Ti faremo vedere tutta la nostra vera forza. Non so se mi sono spiegato. Timmy, Max, non dovete farlo passare. Ok. Tyler! Tornado inverso! Tanto non funzionerà. Raffica esplosiva! Questa volta... No, Mark! Mark! È andata! Goal! Axel, te l'ho detto, vi faremo vedere... La nostra vera forza! La semifinale! I giocatori della Kirkwood continuano ad attaccare forti del vantaggio acquisito a inizio partita. La Raymond sembra ancora frastornata dopo il gol subito a freddo. Vedremo se la Kirkwood riuscirà ad approfittarne. Tyler! Tornado inverso! Stavolta non ce la fa. Mano di luce! Grande parata! La Kirkwood fallisce il raddoppio! Hai visto? Ragazzi, se non sbaglio, quella era la famosa mano di luce. A quanto pare non sono stato solamente io a non svelare tutta la mia forza l'altro giorno. Sta tranquillo, ci penso io a annullare quella tecnica. I tre fratelli Murdock, attaccanti della Kirkwood, sono sempre nella metà campo della Raymond. Ma guarda che seccatore! Cosa? Gliel'ha tolta! Ottimo intervento di Bobby Shearer! La Raymond forse sta ritrovando un po' di fiducia! Sono tutti marcati! Portalo avanti! Tornado inverso! Raffica esplosiva! Ce l'ho fatta! Evans ha parato anche questo! La Raymond sembra in grado di resistere ai ripetuti attacchi della Kirkwood! Mi dispiace, non vi faccio fare un altro gol! Non vuoi proprio cedere! Respinta magnifica! Era un tiro molto difficile! Bene, state trovando la sicurezza che ci vuole per affrontarli! Attenzione! Ora è Moore, il centrocampista della Kirkwood, che avanza palla al piede! Ma che cosa stai facendo? Gli attaccanti siamo noi, tu devi rimanere dietro. Eccomi, eccomi, arrivo! Non ti faccio passare! Muro! Di roccia! Bravissimo, Jack! Minuti alla fine del primo tempo. Riusciremo finalmente a vedere un'azione della Raymond? Ecco, appunto, anch'io vorrei vedere come sa giocare a calcio la Raymond. Mancano 10 minuti. E finora abbiamo solo subito attacchi. E adesso allargheranno sulle fasce. Sulle fasce? Di nuovo i tre fratelli Murdock si piazzano nella metà campo della Raymond. Forza, passala! Che peccato! Il passaggio era troppo lungo, la palla è finita fuori. Il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo. Marvin, scusami. Prometto che la prossima volta sarò più preciso. Questi errori non ce li possiamo permettere. Dobbiamo segnare subito un altro gol se vogliamo chiudere. Sta più attento la prossima volta. È chiaro che i tre fratelli vogliono segnarci al più presto un altro gol e stanno portando i centrocampisti a pressarci nella nostra metà campo. Ma allora noi che cosa possiamo fare? Sicuramente Jude si è accorto della situazione. Ci stanno pressando a tutto campo, ma la loro difesa resta bloccata.
Dobbiamo sorprenderla. Jude ha perfettamente ragione. I difensori restano sempre dietro, attenti a marcare Axel. È vero. Che possiamo fare? Potremmo approfittare del fatto che sono concentrati su di lui. Esatto, è quello che avevo in mente anch'io. E adesso che cosa pensate di fare voi della Raymond? Allora, Kevin, Axel, pronti? Certo! Sì, pronti. Che succede? Ma che cos'è? Uno scherzo? Ci danno la possibilità di togliergli i panni. Ivers appoggia corto a Shire. I tre fratelli partono immediatamente all'attacco. Attenzione! Blaze e Dragonfly scattano contemporaneamente verso la porta avversaria. Jude! Oh. No. Adesso! Cosa? Una massa imprevedibile! Ivers ha abbandonato la sua porta ed è scattato all'attacco! Sono pronto! Non è possibile! Stanno facendo il Tripegaso! Quindi quello che ha detto l'altro giorno Eric era proprio vero! Tripegaso! Questo è gol! Evviva! Temevo che non avrebbero mai segnato. Ce l'abbiamo fatta! E con questo inatteso inserimento in attacco del portiere, la Raymond ha raggiunto il pareggio. Gran bel tiro, Mark. Grazie. Certo che è incredibile il tiro che hanno fatto. Davvero una potenza impressionante. E il fatto è che ci hanno preso di sorpresa. Non ce l'aspettavamo una tecnica così devastante. Si chiama Tripegaso. Eh? Il Tripegaso è un colpo speciale che conosco bene. Sì, perché l'avevamo escogitato io, Bobby ed Eric. Cosa? Ma che cosa stai dicendo? Ed è per questo che so come neutralizzarla. L'arbitro fischia la fine del primo tempo, che si conclude sul punteggio di 1-1. Finora è stata una bellissima semifinale. Axel! Avete pareggiato, ma vinceremo noi. Esatto, vi batteremo, e vuoi sapere per quale ragione? Noi fratelli Murdock ormai siamo molto più forti di te. Mi raccomando, impegnatevi. Se riuscirete a evitare il pressing dei fratelli Murdock, la musica cambierà sicuramente. Sì, ma è probabile che loro cambino modo di giocare nel secondo tempo. E oltretutto, non hanno ancora usato la loro tecnica. Il triangolo Z, vuoi dire? Sì, esatto. Prima o poi lo useranno. State tranquilli. Per quanto possa essere potente quel tiro, stavolta riuscirò a pararlo. La domanda non ha ancora una risposta. Chi arriverà in finale, la Kirkwood o la Raymond? Il secondo tempo sarà decisivo. Tra i giocatori cresce la tensione. È arrivato il momento, diamoci da fare! Andiamo! Lo fanno! Tyler! Thomas! Perbacco, ci siamo! Ecco il colpo speciale dei fratelli Murdock! Triangolo Z! Mano di luce! Goal! La Kirkwood passa di nuovo in vantaggio grazie allo straordinario triangolo Z dei fratelli Murdock! La mia mano di luce è stata spezzata. Allora, che te ne pare? Il triangolo Z è inarrestabile. Non illudetevi di aver già vinto.
Perché? Vuoi farci vedere qualcosa? Noi non vediamo l'ora, Axel. La Kirkwood è in vantaggio di un gol. E il portiere Mark Evans sembra non essere in grado di opporsi efficacemente al triangolo Z dei fratelli Murdoch. Chi se lo aspettava? La mano di luce è annientata. Mister Seymour, e adesso che cosa possiamo fare? Su, ragazze, state tranquille. Dobbiamo avere fiducia in Mark e negli altri. Max, Eric, sbrigatevi! Chiudetegli la strada! Oh, sembra che i giocatori del Raymond abbiano chiuso tutti gli spazi! Marvin! No! No! Su, avanti, ragazzi! Riproviamo il Tripegaso! Certo! Eccoli! Ma non vi illudete, non ve lo lascerò fare un'altra volta! Ecco qua! Taglio roteante! Il cavallo alato si è rotto le ali. Malcolm, ma com'è? Oh! Non c'è niente da dire. Una grande tecnica di difesa. Quindi adesso sono anche in grado di fermare il Tripegaso. Sta tranquillo, Mark. Penserò io a fare il gol di cui abbiamo bisogno. La palla è nella metà campo della Raymond. I fratelli Murdoch puntano decisi verso l'area. Grande anticipo! L'attaccante Blazer era rientrato in difesa e ora vola palla al piede verso l'area della Kirkwood! Kevin! Dragon! Tornado! Mega parata! Di forza! Bel salvataggio, John! Tornado di fuoco! Che cosa? Goal! Axel Blaze si è avventato sul pallone, respinto dal portiere e ha segnato grazie al tornado di fuoco! La partita è di nuovo in parità! Tiro incrociato! Nessuna delle due squadre sembra disposta a cedere. L'incontro è sempre di grandissima intensità. Quanto manca, Celia? Ma... è praticamente finita. Siamo ormai ai minuti di recupero. Probabilmente saranno i tempi supplementari a decidere chi accederà alla finale. Non serviranno i supplementari. Non ce ne sarà bisogno. Perché noi vinceremo. Triangolo Z! Mano di luce! Se la lascio entrare in porta sarà la fine della squadra, i sogni di tutti saranno infranti! Non deve assolutamente succedere, devo bloccarla a tutti i costi! È questo il mio compito, io sono il portiere! Capitano! Arriviamo! Ma come, ragazzi? Parato! Con l'aiuto di due suoi compagni di squadra, Evans ha fermato il triangolo Z. Stavolta la Kirkwood non è riuscita a segnare. Evviva! Evviva! Dai, Mark! Sbrigati, lancia! Arriva! Vai!
Attenzione, Blaze è libero e sta puntando velocemente verso la porta avversaria! Dobbiamo fermarlo! Rassegnati, non ti faremo passare! Su, avanti, è il momento del Tripegaso! Coraggio, fatelo! Non vi lascerò fare il Tripegaso! Taglio roteante! Ma questo che cos'è? No, non ci posso credere! Non può finire in questo modo! Li dobbiamo fermare a ogni costo! Gol! La Raymond ribalta il risultato proprio allo scadere! Evviva! Incredibile! Non era il Tripegaso, quella era una fenice! Ah, che tiro! Il triplice fischio dell'arbitro segna la fine della partita. La Raymond Junior High ha vinto questo epico incontro e dopo ben 40 anni riesce a raggiungere la finale! Ma è incredibile! Sì! Complimenti, ragazzi. Grazie, Malcolm. Una tecnica davvero meravigliosa. Grazie davvero. Questo è un colpo speciale vostro e di Mark, giusto? In fondo anche Eric è rinato come una fenice. Potreste chiamarla così. Il volo della fenice. Effettivamente è una definizione azzeccata per Eric. È stata una grande partita. Immagino che sarai venuto a ridere di noi. Vero, Axel? Noi tre fratelli avevamo giurato di batterti, di prenderci la nostra rivincita. Il triangolo Z doveva essere insuperabile. Come mai non abbiamo vinto? È indiscutibile, voi tre quest'anno vi siete allenati senza risparmio. Mister! Però vedete, voi eravate fondamentalmente concentrati sull'obiettivo di umiliare Axel, mentre la Raymond si è battuta, ha giocato e vinto grazie alla forza di tutta la squadra. In un gioco come il calcio, la prestazione di un giocatore solo, per quanto forte, non può determinare la vittoria o la sconfitta. Insomma, non è Axel da solo a vincere una partita. E neppure noi tre fratelli da soli possiamo. Per vincere ci vuole l'unione di tutta la squadra. Mister Nichols. Caro Axel, ho potuto constatare che quest'anno sei tanto cresciuto in tutti i sensi. E questo mi fa molto piacere, credimi. Riguardo all'anno scorso, mi dispiace davvero tanto di aver messo in difficoltà lei e tutta la squadra. Se ti riferisci all'incidente di tua sorella, guarda che io sapevo tutto. Però pensavi che non ci fosse comunque giustificazione per il tuo comportamento. Ed è per questo che tu hai preferito sparire. Non ho ragione, Axel. Ebbene, con la partita di oggi hai fatto capire chiaramente che tu non sei proprio il tipo di persona che scappa. Siete d'accordo anche voi, ragazzi? Grazie, mister. È acqua passata ormai. Non pensarci più, Axel. D'accordo. Axel. Sinceramente, ci dispiace moltissimo. Ti avevamo giudicato male, lo riconosco. Non possiamo darti la colpa della sconfitta dell'anno scorso. In realtà abbiamo sbagliato noi a dipendere completamente da te. Che bella cosa,
si sono riconciliati. E noi siamo arrivati alla finale. Adesso non ci resta che affrontare la Zeus. Non vedo l'ora. Cosa c'è? Va tutto bene? Sì, certo.